Prego, buonasera. Allora. Scusate, posso queste carte, accomodate. E allora, questo è il mio rifugio, la mia tana. Questa è la stanza in cui più mi riconosco, dove lavoro e dove passo la maggior parte del mio tempo qua in casa. E tutti gli oggetti di questa stanza parlano di me e raccontano la mia storia. I knew you were my destiny, and I thought you'd get the best of me. Una delle mie grandi passioni è lo studio dell'immagine e della pubblicità. Questi sono alcuni oggetti pubblicitari degli anni 30-40 che stavano sui banconi dei vecchi negozi, delle vecchie birrerie, di tutti quei negozi ai tempi in cui non esistevano le vetrofanie. Se avessi la bacchetta magica proverei a fare due cose. Prima, per primo cercherei di cambiare questa città e cercherei di riportarla ai fasti che aveva una volta. E poi però, siccome per cambiare questa città c'è bisogno di un bravo e di un grande sindaco, con la stessa bacchetta magica vorrei trasformarmi improvvisamente nel più bravo sindaco che Palermo abbia mai avuto. Allora, il peggior difetto per me nella gente è l'ipocrisia, sicuramente l'ipocrisia, ma se mi posso permettere direi anche la mancanza di generosità, mentre per me non sopporto l'idea di dover vincere sempre. Ma spostiamoci, venite qua dentro. Oggi nel rapporto tra genitori e figli credo che ci siano delle differenze sostanziali rispetto a prima. Almeno per quanto mi riguarda, quando avevo 20 anni notavo una differenza molto maggiore generazionale tra me e mio padre, tra me e mia madre. Vedo che con le mie figlie oggi tutto questo non succede. Lavoriamo insieme a computer, giochiamo insieme, parliamo insieme, parliamo molto di più di quanto non parlassi io con i miei genitori. Trasgressioni nella vita sicuramente molte, alcune datate nel tempo di quel periodo in cui avevo 20 anni e già la prima canna risultò una trasgressione per cui non dormii alcune notti, ma poi ne ho avute tante scolastiche, ero certamente un po' discolo in quel periodo, ma la maggiore trasgressione, dove per trasgressione intendiamo una sorta di disobbedienza alla società e civile che in quel momento mi circondava, fu quando abbandonai Palermo e andai a lavorare a Milano, lasciando un posto comodo a Palermo in una banca. Fu vissuto come un fatto più di pazzia che non di coraggio, fu vissuto come la storia di chi voleva rischiare per il piacere di rischiare, poi alla fine ho avuto ragione. Allora, il giorno più felice della mia vita è facile, perché non è uno ma sono tre. Sono i giorni in cui sono nate le mie tre figlie, Virginia, Laura e Costanza. Da quando sono entrato in politica ho trovato nella società che mi circonda molte più cose che non mi vanno. Finché ero un manager d'azienda mi sembrava che il mondo fosse più sano, che il mondo fosse più pulito. Da quando sono entrato in politica devo dire che le schifezze, le ipocrisie, le falsità che continuo a toccare con mano giorno per giorno sono tante, troppo. Il giorno in cui mi vergognerò di essere siciliano sarà perché mi vergognerò di me stesso. Credo che è difficile potersi vergognare di essere siciliano. Credo che sarebbe più facile vergognarsi di essere bergamaschi, bresciani, ma di siciliano veramente c'è solo che da guadagnare. Avevo 20 anni, ero già appassionato di comunicazione e di pubblicità. E c'era questo muro a Parigi, strapieno di manifesti pubblicitari, e volli che mi facessero questa fotografia attaccata a questo muro per ricordo proprio di questo insieme di manifesti pubblicitari, uno sull'altro, che mi piacevano moltissimo. Si vede che avevo 20 anni, però sono molto diverso da allora. L'ultimo viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, quando sono andato a seguire l'ultima campagna elettorale di Bill Clinton. A parte i vari smile di Clinton e di sua moglie Hillary e anche quelli dei loro avversari, sono riuscito a trovare alcuni pezzi d'antiquariato vero, quale lo smile di Eisenhower, uno smile di Nixon, un altro smile di Nixon, sono riuscito a trovare quello famosissimo di John Kennedy, sono riuscito a trovarne alcuni, anche questa per chi ama la comunicazione è credo un risultato abbastanza importante, per me è una testimonianza importante. Direi che
che ammiro tutti coloro che fanno le cose in buona fede e che effettivamente fanno le cose per gli altri. Credo che però ce n'è una che si possa individuare senza false ipocrisie. Credo che Madre Teresa di Calcutta sia sicuramente la persona che più ispira le persone in buona fede, le persone per bene nel mondo. Nel mestiere che faccio adesso avrei bisogno di tantissimi angeli custodi, non credo che ne basterebbe uno. Sarebbe facile dire un buon avvocato. Purtroppo è più facile trovare i cattivi angeli custodi, quelli che vorrebbero farti da angelo custode ma che in realtà hanno tutt'altra intenzione.